osservare o togliere il seno. Per quanto riguarda invece in zona ascendare, questo è un problema del tutto funzionale, perché in un'alta percentuale di quasi il 50% dei pazienti c'era l'infedema, ed in un 20% l'infedema grave comportava un aumento di peso dell'atto e quindi un insufficiente poi un trauma sempre progressivo. Interessante che oggi la chirurgia mammaria è arrivata ad avere dei risultati eccellenti sia nei termini di maggiore conoscenza della patologia, quindi siamo ormai ad una chirurgia che è diciamo sotto controllo dell'aspetto genetico della malattia. Questo è molto importante perché cambia e si modula in rapporto al rischio che questa malattia possa tornare o meno, possa recidivare. Quindi i trattamenti conservativi rappresentano lo standard qualitativo, ma anche quando è necessario un trattamento demolitivo, questo può essere fatto con una ricostruzione immediata e quindi non togliendo alla paziente la chance di mantenere il proprio seno. Buon pomeriggio e complimenti agli organizzatori, che ringrazio di vero cuore per l'invito e per l'ospitalità. E quindi abbiamo il privilegio di continuare questa nuova disciplina in chirurgia mammaria, che è la chirurgia oncoplastica, che è, dicevo, una disciplina relativamente nuova, che è nata proprio per la necessità di coniugare appunto una corretta radicalità oncologica nel rispetto della cosmesi finale. E devo anch'io puntualizzare l'ovvio un attimo, ricordando... Oggi la chirurgia oncoplastica della mammella è la nuova frontiera in chirurgia sia conservativa che demolitiva, ed è nata proprio per la necessità di coniugare una corretta radicalità oncologica nel rispetto della cosmesi finale della ghiandola. Quindi ritengo che sia la nuova frontiera nel trattamento e nella strategia dei tumori al seno oggi. La chirurgia convenzionale standard è la mastectomia, e siccome è medio stato virtus, penso che sia la strada che dovremmo più percorrere. Grazie. Grazie dottoressa, ricordiamo che ho fatto un completo esame di tutte quelle che sono oggi le tecniche che ci consentono di poter fare una chirurgia sempre al passo con un volume mammario residuo sempre. Andiamo avanti con le relazioni. Passiamo a un aspetto più di oncologia medica. Ovviamente fatemi ringraziare il nostro organizzatore Nino, che con affetto e maestria ha organizzato questo evento come ormai è tradizione. E chiamo Giussi Ricciardi di Messina, che ci parlerà un po' del percorso terapeutico della paziente con tumore triple negativo, che è un'entità patologica particolare. Noi oncologi adesso abbiamo imparato a identificare e a curare al meglio, per cui sentiamo un po' cosa ci dirà Giussi. Grazie, buonasera a tutti, un ringraziamento al comitato scientifico per l'invito. Questa è la mia hotline. Ok. Il tumore mammario triple negative rappresenta il 15% circa di tutti i tumori della mammella, ed è così denominato in quanto caratterizzato dall'assenza di espressione del recettore per l'estrogeno, per il progesterone, e dall'assenza di iperespressione e amplificazione dell'oncogene CERPV2. Nel 20% circa questi tumori sono associati a mutazioni di RCA, e nonostante si tratti di tumori particolarmente chemiosensibili, presentano un decorso clinico estremamente aggressivo, con un'elevata incidenza di sviluppare recidive loco-regionali a distanza, soprattutto durante i primi 3 anni dalla diagnosi. Oggi il tumore mammario triple negative rappresenta il sottotipo di tumore della mammella a prognosi più infausta, e nonostante la chemioterapia rappresenti il trattamento standard, oggi ci sono nuovi farmaci, quali gli inibitori di PARP ed il trattamento a base di platino, che devono essere presi in considerazione nelle pazienti BRCA mutate. Inoltre sappiamo che una percentuale di queste pazienti esprime recettore androgenico, e nel prossimo futuro probabilmente avremo a disposizione, in un contesto di pratica clinica, gli inibitori del recettore androgenico. Altro dato estremamente interessante che viene fuori dai recenti dati presentati all'ESMO è il ruolo dell'immunoterapia, che cambierà senza dubbio il trattamento di prima linea di questo sottotipo di pazienti PD-L1 positive. I risultati degli studi Olimpiad ed Embraca ci portano senza dubbio a considerare l'utilizzo di un inibitore di PARP nel paradigma terapeutico del trattamento di queste pazienti, soprattutto se BRCA mutate,
e la combinazione immunoterapia più chemioterapia probabilmente rappresenta oggi il nuovo standard di cura nel trattamento di prima linea, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per permetterci di selezionare sempre meglio le pazienti che possono rispondere a tale combinazione. E probabilmente nel prossimo futuro una migliore e maggiore caratterizzazione molecolare di questo sottotipo di tumore mammario potrà portare allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche targeted. Grazie. Bene, grazie e complimenti per la bellissima relazione, molto esaustiva su un argomento un po' che di nicchia in parte. E approfittiamo per chiamare il professor Adamo, che invece parlerà di un capitolo un po' più importante dal punto di vista epidemiologico, di quello che vediamo nei nostri ambulatori quotidianamente, e parlerà un po' del tumore metastatico, recettori ormonali ed estrogenici positivi e R2 negativo, dove si apre uno scenario importantissimo dal punto di vista terapeutico, per cui sicuramente il professor Adamo ci saprà descrivere bene questo scenario. Buon pomeriggio a tutti. A schermo intero, grazie. Buon pomeriggio a tutti, intanto grazie a Nino Iaria, Pasquale e Stefano per il gradirissimo invito. Grazie Mario per quella foto, perché naturalmente sono due persone a cui sono molto legato anch'io, in particolare poi il professor Camminiti, con lui abbiamo iniziato la neoadiuvante, cioè siamo stati dei pionieri, proprio con lui abbiamo fatto le prime neoadiuvanti. Entriamo in un argomento, bravissimi le colleghe che mi hanno preceduto, quindi entriamo in un argomento, come diceva Gianfranco, un po' più, diciamo che permetto, che sta permettendo di avere delle possibilità maggiori per queste nostre pazienti. Questa sarà un po' la schermata delle cose che vi farò vedere, e partiamo comunque innanzitutto da individuare bene i sottotipi di questo tumore, cioè il cancro alla mammella, dove vedete che il 73% è costituito proprio da quelli che esprimono i recettori per gli estrogeni, per i progestinici, cioè i cosiddetti tumori luminali. È un po' di questo che parleremo. Quando parliamo di malattia luminale metastatica, oggi abbiamo una contezza, una sicurezza, che la terapia sequenziale è quella più corretta. Cioè, ci siamo arrivati con molto tempo, no? Abbiamo fatto anche tanti tentativi con delle chemioterapie che non servivano. Oggi sappiamo bene che questo deve essere il modo di seguire una paziente in questo tipo di setting. E c'è da dire che comunque la scelta della terapia è legata certamente alle caratteristiche della malattia, alle caratteristiche biologiche, ma è legato senza dubbio a quello che ha fatto già la paziente. Sono pazienti che in trattamento adiuvante fanno ormonoterapia, fanno terapie inibitorie degli estrogeni. E naturalmente anche l'altro aspetto che gioca un grosso ruolo è lo stato menopausale, se parliamo di pre o se parliamo di post. Questo è un po' il numero, la contezza di quello che noi abbiamo come problematica, una problematica quindi molto importante, e nell'ambito del tumore mammario quello che c'è da dire, questi tumori luminali quando vanno avanti nella loro progressività, 30% di questi tumori diventano resistenti man mano che andiamo avanti purtroppo nella loro evoluzione. È stata una sessione dedicata al tumore della mammella, è stato trattato nei vari momenti, sia nel momento della chirurgia e poi nel momento della radioterapia e naturalmente nel momento delle terapie mediche oncologiche, per alcuni aspetti in particolare, sia per il triplo negativo, un tumore particolarmente aggressivo che colpisce le giovani donne fra 30 e 40 anni, oppure le anziane. E l'altro aspetto è stato invece una parte della sessione dedicata ai tumori ormonodipendenti, ormonocorrelati, ormonoresponsivi. Questa parte è stata particolarmente sviluppata nell'ambito della presentazione dei nuovi farmaci, fra questi gli inibitori dei CD4-CD6, che insieme alle immunoterapie sono
oggi i due filoni più importanti che abbiamo nel tumore della mammella metastatico e che hanno che riescono a spostare il tempo libero di malattia di oltre 2 anni in queste pazienti e riescono a spostare anche la sopravvivenza. Quindi stiamo cronicizzando sempre di più una malattia metastatica, quindi che ha già dato purtroppo un'evoluzione, ma la stiamo cronicizzando, riusciamo a curarla, riusciamo a portarla avanti, incrementiamo il cosiddetto gruppo dei lunghi sopravviventi. Grazie. Andiamo avanti, così finiamo la sessione e poi apriamo una breve discussione con i colleghi della radioterapia, il collega della radioterapia, il dottore Toscano, che ci parlerà dell'appunto indicazione della terapia del carcinoma mammario. Prego. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui, un particolare ringraziamento ai coordinatori scientifici del corso, al dottor Iaria, al dottor De Stefano, ai chairman, in particolare al professor Mesidi, che io ricordo anche come docente di oncologia generale e come ho ricordato in un incontro pre Amazon, questo effettivamente era qualcosa di molto meritevole. Il titolo che mi è stato assegnato è strategie radioterapiche nel carcinoma della mammella. In effetti noi come radioterapisti possiamo impattare un po' nel corso di tutta la storia naturale del carcinoma della mammella, nell'early breast cancer, nel localmente avanzato, nel metastatico e anche, diciamo, nella nuova subcategoria emergente per noi radioterapisti in questo momento, che è l'oligometastatico. E il carcinoma della mammella e la radioterapia, un argomento di grande importanza sia clinica che sociale. Lo sforzo della radioterapia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è di fornire a queste pazienti, che sono delle pazienti con delle lunghe prospettive di sopravvivenza, dei trattamenti veramente allo stato dell'arte che consentano non solo una strategia di preservazione d'organo, ma anche e soprattutto dei risultati estetici e cosmetici di buon livello. Grazie. Perché in effetti abbiamo visto che anche l'aspetto biologico si interfaccia con la radioterapia, anche perché è molto interessante il discorso di abbreviare o comunque di condensare un po' i trattamenti se otteniamo gli stessi risultati. Io avrei 2 domande da fare. Una, dottoressa Ricciardo, salve, così è con noi, ed una a tutte e due, alla dottoressa Ricciardo e al dottore Ricciardo. Allora, da chirurgo con un background di oncologo medico, prego. E quando fare una chemioterapia primaria, per esempio? Noi sappiamo oggi che nella maggior parte dei casi alla diagnosi facciamo una biopsia focale. Esatto. Quindi abbiamo già il dato biologico di come sta andando. Se io faccio una biopsia focale, una donna di 50 anni, tumore di 1,5 cm, fare o no una chemioterapia primaria? Allora, oggi l'atteggiamento è completamente cambiato, nel senso che l'atteggiamento oggi è completamente cambiato in quanto anche le recenti linee guida che provengono dal St. Gallen del 2019 indicano chiaramente che la radiovante la dobbiamo proporre prevalentemente alle pazienti triple negative, del 2 positive, in stadio 2-3. Quindi cosa vuol dire che una paziente con un tumore mammario triplo negativo di 2 cm va a neoadiuvante se triplo negativo del 2 positivo, se invece ha un tumore luminale va prima l'intervento chirurgico, quindi questo è cambiato. L'altra ed ultima domanda è, io ho una paziente con una, faccio il biopsia truccata, poniamo che sia un triplo negativo, o comunque una paziente da chemiotrattare, abbiamo viste diverse, anche se è un 25 mm, una paziente relativamente giovane, mammelle piccole, e faccio una biopsia, faccio una chemioterapia primaria, abbiamo una scomparsa totale clinica ed anche patologica, perché vado a fare poi una biopsia di controllo, un trattato di controllo, avendo posizionato una clip, e vedo che non c'è patologia, non c'è più tumore. Che fare? Radiotrattarla? Noi su questo, professore, ci, come dire,
troviamo in una di quelle zone grigie, se una mai ce ne fosse. Linea di massima, quello che noi diciamo facciamo nel nostro centro è un po' basarci sulle casistiche storiche dell'MD Anderson, in pratica il lavoro di Buchholz, che mi pare diciamo anche la dottoressa Lo Schiavo ha citato, dove in effetti Buchholz ci dice che anche nella risposta completa l'IBTR, che sarebbe l'ipsilateral breast tumor recurrence, nel momento in cui fa il trattamento diciamo radiante è leggermente migliore, non in maniera statisticamente significativa, però leggermente migliore. In questo senso le lancio una provocazione: c'è anche un lavoro fatto dal gruppo Tigro, che sono i radioterapisti tedeschi, che ci dicono che se l'obiettivo è fare conservazione d'organo, se tu in effetti fai una chemioterapia primaria in un T2 e poi diciamo così al termine della chemio dimostri con il miglior imaging possibile che di fatto la neoplasia diventa un CT0, tu addirittura potresti non operare, ma potresti gestire questo paziente con una sola radioterapia nel posto. Questo secondo me è qualcosa di molto affascinante. Ci sono due lavori in corso su questo, ci sono due trial in corso su questo, proprio sui triplo negativi, che fanno in risposta con un trial di questo, e lo conosco perché lo stanno facendo in Spagna, con la possibilità che si possa escludere la chirurgia. Quindi, ci sono un paio di lavori e questa è una linea interessantissima per il futuro, molto interessante specialmente se insieme ai farmaci che ha fatto vedere la dottoressa Ricciardi ci saranno anche le immunoterapie, perché con l'inserimento delle immunoterapie potrà ancora di più migliorare la risposta di queste pazienti. Stesso discorso anche nel retto. Sì, nel retto, il professor Adamo ha fatto vedere, ha disegnato benissimo un po' l'algoritmo di trattamento delle pazienti che capitano nei nostri ambulatori, con tutte le linee che si possono fare. Non ho visto però un dato che è stato pubblicato a fine marzo su New England, un po' sulla terapia combo, ma non con i nuovi inibitori della CIG, ma fulvestrant e inibitori dell'aromatasi, con dati estremamente interessanti. Volevo sapere il tuo parere. Il 28 marzo sul ring, sì. Allora, questo dato è interessante, è l'associazione di fulvestrant e inibitore aromatasi, uno studio su 722 pazienti, che di fatto conferma lo studio Falcon, anche se lo studio Falcon non era una combinata, era uno contro l'altro, però di fatto, ma poi conferma quello che io ho detto un po' quando ho fatto vedere l'orientamento che è venuto dall'ultimo ABC4 con l'affermazione di Fatima Gordoso, cioè è anche con la revisione esploratoria dello studio del protocollo Monarch, cioè se ho delle pazienti luminali con bassa quantità di malattia, con espressione solo ossea o linfonodale, non malattia a rapida crescita, posso ancora fare la sola ormonoterapia, diciamo non la ciclina, ecco, non gli inibitori. Questo è un aspetto che va considerato, senza dubbio va considerato, e appunto perché poi conservi l'anti-CD4, CD6, allunghi sicuramente la possibilità. Questo è un dato sicuramente forte, questo studio che ha anche un bel editoriale, questo studio che è uscito ne è una conferma, ma presto lo faremo girare anche questo a confronto. L'unico dato che è uno studio monoistituzionale, questo è l'unico aspetto, sì, per carità, però oggi la tendenza è ad avere gli studi naturalmente pluri-istituzionali, mondiali, addirittura globali. Altre domande dal pubblico? La dottoressa, se il microfono riusciamo a dare. Sì,
volevo chiedere, dicevi che nella decisione di irradiare o meno la regione sovraclaveare nelle pazienti che hanno meno di 4 linfonodi ascellari positivi prende in considerazione lo stato luminal A o luminal B. Mi chiedevo se accanto a questo si utilizzassero anche i classici criteri tipo chi si sente della paziente o se sono caduti un po' in disuso rispetto al tempo passato. Diciamo, tu questo me lo insegni, nella stratificazione in classi di luminal anche per esempio il KI67 ha un ruolo importante, cioè non è qualcosa che la classe di luminal scorpora da se stesso. In realtà il problema è questo, cioè vince un'ipotesi diciamo così puramente fisheriana, per cui l'overall survival in queste pazienti non dipende dal controllo di malattia loco-regionale, oppure il carcinoma della mammella è qualcosa un po' che sta a cavallo tra la teoria di Fisher e quella di Halsted. Io ti posso dire una cosa, credo che, chiaramente nessuno lo può dire con certezza, che questa sia tutto sommato una mezza verità. Ci sono le ultime due edizioni del DEVITA, il famoso cancer, no? Che nel capitolo sul carcinoma della mammella N+, in effetti mettono abbastanza in discussione l'ipotesi di Fisher. E c'è praticamente questo capitolo, l'ha scritto un radioterapista che si chiama Afti, ti dicono anche effettivamente un vantaggio che dai in queste pazienti con un basso carico di malattia linfonodale poi si traduce in vantaggi sulla sopravvivenza globale. Tornando alla domanda, le classi di Lumina incorporano un po' questi parametri che tu affermavi. Altre domande? Possiamo concludere, penso. Grazie a tutti, grazie. Concludiamo, grazie ancora agli organizzatori e grazie a tutti. Thank you.